Ciao, sono Jansen Favazzo, sono l'editor di Buzzati Musica, l'opera italiana del dopoguerra di Luciano Scelì. Questo è un volume uscito per la prima volta nel 1987 e ripubblicato quest'anno da Edizioni Curci con una prefazione di Angelo Foletto. Dal 21 settembre sarà in libreria e celebra in qualche modo un doppio anniversario, perché da una parte sono quest'anno, 2022, 50 anni dalla scomparsa di Dino Buzzati e 20 anni dalla scomparsa di Luciano Scelì. Il libro è una testimonianza fondamentale su alcuni aspetti della personalità artistica di Dino Buzzati meno conosciuti. Buzzati è celeberrimo come grande scrittore del Novecento italiano, ma anche come cronista, come pittore, e meno conosciuta invece la sua attività di librettista d'opera, scenografo e bozzettista, principalmente per il teatro alla Scala di Milano. L'incontro tra uno scrittore dalla fantasia così abissale, allucinata, immaginifica come Dino Buzzati e un compositore del secondo Novecento italiano come Luciano Scelì dà esiti straordinari, di cui potrete leggere in questo libro, e la cui caratteristica principale credo sia la schiettezza. C'è veramente una onestà incredibile nelle cronache che Luciano Scelì riporta. Le recensioni, le reazioni della critica musicale e del pubblico alle opere liriche o ai balletti nati dalla loro collaborazione o comunque dall'attività di Buzzati legata al teatro musicale, e le riporta con una onestà, con una schiettezza veramente inusuali e sorprendenti. Il volume è anche arricchito in appendice da due libretti d'opera a firma di Buzzati e da quattro racconti da cui furono tratte altrettante opere liriche. Da non perdere dal 21 settembre in libreria. Buzzati in musica.